perché, come dire, si parla solo di politica, però la politica si fa con le cose concrete, e quindi io credo che questi beni che sono nel nostro territorio bisogna parlarne anche per trovare delle soluzioni, perché Stellino, una cosa è certa, che la cultura, la mentalità, l'aspirazione oggi delle persone rispetto al godimento dei beni naturali è cambiata. I beni cosiddetti comuni, come venivano definiti, no? E c'è anche questa tentativo di riappropriazione, di rinaturalizzazione, di ritrovare il contatto con i beni naturali. Quindi questo è un fatto culturale presente nelle popolazioni e che spesso entra in conflitto con un modello, no? Diciamo, degli anni 60 e 80, delle cementificazioni sono state fatte sulla costa. È evidente che noi non possiamo fare i buddisti e andare, però dobbiamo cercare di invertire, no? In questo potrà aiutarci, quando mai si farà questo PUA, questo piano del, sarebbe il piano urbanistico della costa, che però se, mi pare è fermo in Campidoglio, non so quando si farà, per ridisegnare, rimodellare, perché l'ideale qual è? Concludo, perché abbiamo parlato tutti abbastanza, è che, diciamo, ideologicamente non possiamo, come dire, essere ideologicamente contrario allo stabilimento, però il modello ideale secondo me è un'alternanza nel litorale di spiagge libere e stabilimenti, così l'offerta è per chi vuole lo stabilimento, chi vuole la spiaggia. Solo il problema qual è? Che fino ad oggi abbiamo avuto una soluzione, come Ostia, per dire, senza soluzione di continuità tutti i stabilimenti, per cui è quello il problema, perché se ci fosse uno stabilimento e una spiaggia libera, il problema sarebbe in gran parte risolto. Vabbè, è una problematica che dobbiamo affrontare, che è sentita molto dai cittadini, e chi governa le istituzioni dovrebbero farsi carico. Una nota politica, perché siamo a il governo del cambiamento, che doveva cambiare, ho fatto, io ho le foto delle manifestazioni lungo muro, cose eccetera, non hanno fatto nulla e non faranno nulla, quindi ci tocca a noi Esterino, quando riandremo a governare, tu già governi lì, però anche a Roma eccetera, rimettere mano per adeguarci a queste che sono le nuove istanze che vengono dai cittadini. Grazie a tutti per la serata.